Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo aver esordito nel mondo dello spettacolo, in televisione, conducendo il gioco delle coppie insieme all'allora marito Giorgio Mastrota, ha raggiunto il successo con il film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni, 1996, che le ha garantito una grande popolarità, in particolare nel 1997. In quegli anni ha anche tentato una carriera musicale pubblicando un EP e un album, che però non hanno ottenuto successo. Tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 diventa un volto noto di Mediaset, conducendo numerosi varietà di Canale 5, come Il Quizzone e La Sai l'Ultima, programma che ha condotto nel 1997 e dal 1999 al 2002, al fianco di diversi colleghi, tra cui Gerry Scotti e Gigi Sabani. Successivamente alla sua partecipazione alla sitcom Il Mammo di Enzo Iacchetti e a una parte nel film Olé, 2006, di Carlo Vanzina, Natalia Estrada ha lavorato non solo per la televisione, ma anche per il cinema, collaborando a film famosi come Il Ciclone, dove ha potuto conoscere Leonardo Pieraccioni e mettersi alla prova nel ruolo di Penelope. Ha recitato anche in Il Mammo, divertente sitcom di Canale 5 al fianco di Enzo Iacchetti. Interpretava Patty, la vicina di casa da sempre innamorata del protagonista, un padre vedovo con tre figli, e ha condotto per tantissime edizioni La Sai l'Ultima. Si trattava di uno storico programma Mediaset, dove i concorrenti dovevano raccontare barzellette. Qui ha affiancato grandi conduttori, tra cui Gerry Scotti. Oggi Natalia Estrada ha completamente lasciato l'ambiente dello spettacolo e si è trasferita in Piemonte, dove ha scoperto una passione totalmente nuova. Qui gestisce un maneggio e si è innamorata dei cavalli e della loro cura. Riguardo alla sua vita sentimentale, nel 1998 ha divorziato da Giorgio Mastrota, con il quale ha una figlia, e oggi è legata all'imprenditore Andrea Drumischianti.